Va bene, quindi i saluti. Comitato festeggiamenti. Ehi! Forza! Là! Poi Don Michele, Don Domenico, Don Giovanni e Nicola. Niente, vai, c'è stato ancora spinto. Non mi piace. Poi l'amministrazione comunale, facciamo così. Dico tutti e un applauso forte finale, finale. Mi sembra il compromesso giusto. Quindi, amministrazione comunale, comando dei vicini, protezione civile e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa patronale. Non vedo la Croce Rossa, le altre sere l'ho vista, c'è, cioè, eccola lì. Quindi è la Croce Rossa. Ed applaudì però! Fine. Ok. Voglio dire solo due parole. Sono due anni che non si faceva la festa. Abbiamo vissuto un periodo particolare. Voci dicevano la festa, però alla fine il buon senso ha fatto sì che questa festa, perché signori, ognuno di noi ha le proprie idee, ognuno di noi ti fa un Napoli, di Inter o Milano, però a Sant'Arpino c'è una cosa che ci unisce ed è Sant'Elpidio. Quindi Sant'Elpidio non si tocca, la festa patronale non si tocca, perché è la nostra identità. Quindi un applauso a tutti per lo sforzo, a Marisciallo, a Comitata, a Mimmo Maisto. E ora Enzo, la sigla. Ci sta? Ok. Dell'ANA, questa è la quarta edizione della nostra corrida. Stasera si sfideranno ben 12 concorrenti e ci sarà un primo classificato, un secondo classificato e un terzo classificato. Avremo ben due ospiti e un ospite sarà il vincitore dell'ultima corrida, il signor Bruno Francese. Un applauso. E poi avremo un altro ospite d'onore e direttamente da Napoli. Vi ricordo un attimo le regole delle varie esibizioni. Allora, ogni concorrente avrà a disposizione ben 2 minuti per esibirsi, in cui vedrete il semaforo rosso. Semaforo rosso vuol dire che non potete né applaudire né fischiare. Oltrepassati i 2 minuti, il semaforo diventerà verde e sarete liberi di dare sfogo al vostro, diciamo, giudizio. O applaudite oppure fischiate. Qualora i fischi dovessero superare gli applausi, Enzo sarà autorizzato a stoppare l'esibizione. Noi speriamo di no, perché speriamo siate clementi con tutti. Allora, queste sono le regole. La composizione della giuria: abbiamo 2 componenti della commissione festa, Mimmo Maisto e Don Giovanni Copertino, un applauso. Poi abbiamo 2 membri della nostra associazione, Elpidio Ferrante e Katia Conte, un applauso. E 2 membri direttamente dal pubblico, Mirjana Silvestre e Valentino Donnarumma, un applauso. Allora, a questo punto inviterei tutti i concorrenti a raggiungerci sul palco, perché è arrivata l'ora del giuramento. Concorrenti, sul palco. Concorrenti, sul palco, grazie. Un applauso per accogliere.
prego. Prego, prego, a sinistra. Ancora, ancora, signora. Ancora, prego, prego. Allora io vi leggerò il giuramento al termine del quale voi dovete dire sì. Questa sera siete dei nostri e sono veramente cavoli vostri, perché il pubblico, si sa, non avrà molta pietà. Siete pronti ad accettare, senza neanche brontolare, il meraviglioso rischio di beccarvi un grande fischio? Se la cosa sta così, tutti insieme dite sì. Sì. Perfetto. Allora adesso tocca al giuramento del pubblico. Raffaele? Sì, 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 sì. Scusate, stavo parlando con Enzo. Allora. Posso? Dal fischietto. Al fischietto delle casse? No. Dal fischietto al pentolone, dalla pernacchia fino al trombone. Siete pronti? Logicamente quando finisco è sì. Ok? Forte. Dal fischietto al pentolone, dalla pernacchia fino al trombone. Siete pronti a giudicare, ad applaudire oppure fischiare i concorrenti che forse sì, si stanno pentendo di essere qui. Siete pronti a gran cascate di applausi o trombettate? Se volete sia così, anche voi gridate? Sì! Perfetto! Ora è il momento della valletta. Allora, signori, la valletta deve semplicemente accompagnare i concorrenti che stanno seduti alla destra del palco fino al palco, al microfono, semplice. Ora io voglio semplicemente, c'è una volontaria, qualcuno che vuole accompagnare i concorrenti a una volta? Nessuno? Quindi devo io impormi, obbligare? Sì? 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 Ok, allora scelgo io. Signora. Signora, lei se la sente? Allora vieni tu. Ah, ciao Rosa. A posto? Allora, altro no. Io non accetto no, eh. Ma poi ci si può scostumare. Io per mezzo sono fratto Parigiani, sono andato a costo. Allora, vediamo un po'. Allora, noi abbiamo 10:30 e 11, ma amici, ragazzi. Mi serve una signora. Mi serve una signora. Mi serve una signora. Azzi. Ti fa la coscia? Sta Carmelina? Chi è Carmelina? La zia Carmelina? Chi? Zia Carmelina? Oh, mamma mia, chi te aveva riconosciuto? Zia Carmelina? Zia Carmelina? Ma... Carmela! Carmela! Allora, dovete semplicemente accompagnare. Carmela! Ti dà accompagnare? È vostro marito? No, 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 non vi siete appena conosciuti. Ah, sì, ok. Venite, signora. Venite, signora, non vi preoccupate. Mi dà famiglia. Signora, non vi preoccupate. Venite. Ma vi faccio una domanda ai cosci. Ma che mi sei? Forza. L'abbiamo trovato. No, no, non fa niente, temi, devi semplicemente ballare e cantare. Sta scherzando, sta scherzando. Allora, un applauso forte! Un applauso alla nostra.
nostra Rossana, che sarà la vai Rossana Gelasio. Allora, un applauso. A questo punto direi che i concorrenti possono scendere. Sì, Rossana, tu vieni qua. Lorenzo, ogni volta che i concorrenti si chiama. Ok. Allora, noi, questa è improvvisazione, eh? Allora, io devo spiegare la storia che deve fare, perché non lo so, giustamente. Allora, il concorrente deve stare seduto. Rossana va a prendere il concorrente con la manina e la porta qui. Dice, a posto, e ti viene a sederti. Ok? Quindi, ora sigla. Non lo so, 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 non l
sì. Buonasera Sant'Arpino, forza, un grosso applauso a questa bella piazza, forza. Si parte? Allora, questo brano è per la nostra bandieria, forza. A grimate montagne ci restiamo affizzate, bocciate pulite, pulite da bene. Santa Pì! Non passate mai male, o padrone da bene, se una festa cercata, se una festa pretende. Ma passava, è grande, perché se ne va? Ma sono nato al mattino, con tutto il mio profumo di fiume, senza chiedere niente. E passa per tu, passa, non ci scordi di solo, una notte si guarda, non parla per lui. Questa cosa Dio è grande, e spartiamo su mare, facciamo saloso, e stendiamo la mano a chi gnaglia di saloso. La domanda sta bene, più nessuno può credere. Io volesse così, la scatenasse una piazza, amore non si muore.
Ancora oltre,
sopportare un posto la vostra vicinanza puzzolente, fa dunque che trovate un posto tra i vostri pani, tra la vostra gente. Signor Marchese, non so scadì, è stata mia moglie a fare sta festa lì, e che potevo fare, io ero muore, si fosse mio farli contento. Proprio muore, in questo momento, pigliasse la cascioletta di 14 e me lo trasessero in tenata posta. E cosa aspetto, un turbo mal creato, che lì ne mi raggiunge l'eccedenza? Se io non fosse stato un titolato, avrei già dato via la violenza. E a San Mambre, vedi sta violenza, avrei da Marche, mi sono scucciato, io mi sentì, e mo si perde la pazienza, mi scorta che sono morto e sono ammazzato. Ma che ti viene se che dite che non può capire che è morto, se tu è morto, sono pure io il mondo combinato e te ne qua. L'unico porco, come ti permetto, io che ebbi Natale illustri e nobilissimi, di fare invidia a principi reali. Ma tu qua pasco Natale e bifani, tu puoi mettere in capo da cervelli che stai con una di fantasia. A morto un segreto e la livello, un re, un magistrato, un grand'uomo. Udanna sto cancello ha fatto punto che ha perso tutta la vita e pronto, tu non ti hai fatto ancora questo punto, perciò ti ammazzati, non puoi resti, se portano vicino che ti muore, ti pagliacciate e fannevi, noi siamo sei, a parte di valore. Yeah.
applauso forte, Francesco. A dopo. E ora è arrivato l'ospite d'onore che ha vinto l'ultima edizione, quindi stiamo parlando di 3 anni fa. E l'ospite è Bruno Francese, che se non ricordo male ha vinto con una canzone, ricordo, Un amore così grande. Bruno, era Un amore così grande. No, dico, avete vinto. Ah, Granata, scusate. Hai ragione. Ok, quindi fate, deve stare sveglio e fate nessun dono, giustamente. Ok, in bocca al lupo. È questo. Un applauso forte, forza!
Allora, la canzone è Gesù o Frate Puriel di Lino Capozzo, giusto? In bocca al lupo. Un applauso. Damma soltanto la mia carezza d'amore.
Ci sarò come il mondo
Yeah.
gelosia. Io sto morendo. Bravissimo. Ok. Ora, ultimo concorrente in gara. Sono il Pez e Pasquale D'Antonio, lo che noi conosciamo come Pasquale Agolullo. Allora, signori, queste due persone sono, diciamo, quelle che a Sant'Alpino portano il sorriso. Sì. Ah, alias Cobra Mondiale. Ok. Pasquale Cobra Mondiale. A posto. Quindi stavo dicendo, sono persone che ci portano il sorriso e quindi, a prescindere dall'esibizione, un grande applauso, forte! Allora, quindi l'esibizione è... spiegateci un po', vai Francesco. Facciamo in Europe fino al countdown. Oh! Allora, non ha detto di, cioè, qual è l'esibizione? Cantate, ballate? Cantiamo. Cantiate, cioè cantate in playback senza microfono, giusto? Ah, canti poco. Ok, ok, va bene. In inglese. Allora fa 5, cioè 10 secondi così normale, senza musica. E io sto speaking. Fin conto, papapapa. Ma chissà l'inizio e ritornello. Ok, andiamo avanti, forza. Vai Enzo. Ah? Aspetta, scusa Enzo. Aspetta. Che si può buttare il microfono, perché stiamo finiti. Ah, Enzo, quando sta sul microfono, lo sfizzo? Chissà, adesso si sta, non è possibile. Fa finta di pigliare qualcosa. Aspetta. Fa chissà con il microfono. Ok. Vai Enzo. Thank you.
Vai! Andate, forza! Grandissima esibizione, carisma, passi a due, passi a tre, salti, salti in bocca, tutto. Ora è arrivato il momento, allora, giudici, iniziamo il conteggio. Ho tremato Enzo per un po'. Allora, ora iniziano, no, con i bambini? No, no, allora facciamo massimo due, lo vedremo in TV. Ok? Ricordate questo nome e questa faccia, è il baffo. Grazie, grazie mille Raffaele, vorrei però prima salutare un attimo questi della loggia qui che adesso sto salutando però, che sono stati bellissimi, un applauso, ciao quelli della loggia, ciao! E poi vorrei salutare i miei cari amici procitani che sono lì con noi e il grande, l'unico, l'immenso Mimmo Limone. Bene. Grazie mille, grazie. Enzo canterà Tanto per cantare. Prego Armando. Grazie. È bellissimo! Thank you.
Chi è? Ah, Rosy Landis, un applauso, forza, mamma le fasi finali. Vai, mamma mia, che grande lì. Applaudirò, non può, mamma mia. Thank you.
Prova. Claro. Solo questa festa qui
prima della pandemia loro nei parchi ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto ballare, giocare, invece di andare al mare, divertirsi con le loro, con le loro famiglie. Io davanti a voi io mi inchino perché siete stupendi, siete meravigliosi e soprattutto non vi fermate, perché le persone che stanno qui, che non vanno a villeggiare, robe del genere, hanno bisogno di ragazzi come voi, perché in Sant'Arpino siamo questi. Grazie. Don Giovanni, vieni. Allora, non è un figurato, veramente parrigiano per quelli che vengono da fuori, è prete, veramente. Puoi dire, non so, qualche cosa. Allora, vai, vai, un microfono. Guardateci bene, guardateci bene, perché non si può mai sapere. Si verita is una bella figliola, non so chi. Perché noi siamo quattro fratelli, i nostri genitori non hanno avuto fantasia, ci hanno fatto tutti e quattro uguali, quindi perciò è un po' così. Al di là di questo, mi accodo a quello che ha detto il signor Valentino. Credo fermamente in quello che avete detto e mi permetto di dire, dopo questa serata che abbiamo vissuto, che ciascuno di noi comunica in un modo. Il primo canale per comunicare che abbiamo è la parola, però dopo questa sera ci accorgiamo che ciascuno di noi comunica con la musica, con la poesia, e mi permetto di dire tutto questo viene dal cuore, che è il sacrario della nostra storia. Quindi credo che al di là di chi sia stato il più bravo, di chi sia stato il meno bravo, però credo che questa sera un applauso va a tutti i partecipanti, perché hanno avuto il coraggio di farci rilassare e dopo un bel po' di tempo, la pandemia che abbiamo vissuto, almeno siamo stati insieme nella genuinità e nella sobrietà. Quindi ringrazio anche a nome di Don Michele e di Don Domenico, non so se Don Domenico è presente, grazie a tutti voi e cerchiamo di sostenere questa associazione affinché il nostro paese possa essere vivo e possa portare avanti le tradizioni. Grazie a tutti voi. Brava, brava, mi sono parlato un sacco di cose. Chi mi scrive? Prego, segretario, due parole per voi che avete lottato tanto per questa festa. Perché si fa di tutto per mantenere questo genere di serata. A me personalmente questo genere di serata è quello che piace di più tutto il programma, perché quella della serata che coinvolge direttamente, quando vedi che il pubblico si diverte e mi diverto io dentro e mi sento soddisfatto per aver contribuito a un momento di sorriso. Assistere alle serate tradizionali, così in modo diciamo passivo, così da semplice spettatore, è fin troppo semplice. Però quando vedi che poi le persone, in prima persona, ci mettono del loro meglio per cercare di regalare un sorriso, per me è un motivo di grande soddisfazione. Si farà di tutto per poterle mantenere queste cose. E quindi cosa dire? Mi riesce difficile perché io sto meditando alcune cose dentro di me, perché mi sto facendo vecchio, e quindi vorrei che un po' tutti ci mettessero del meglio, perché queste cose non vadano a scomparire per sempre, perché altrimenti sarebbe poi molto difficile riprenderlo dalla mano. Bravissimo. Grazie. Questo è fondamentale, c'è bisogno di cambio generazionale. Logicamente deve essere fatto insieme, diciamo, quelli là della generazione vecchia devono dare la possibilità ai giovani anche di esprimersi, perché deve essere un giusto, si deve trovare il giusto equilibrio, diciamo così. Ora è arrivato il momento di dire chi è il vincitore della corrida
2022 e lo dirà Alessandra. Allora, partiamo dal terzo classificato. Terzo classificato, la signora Pina Fabozzi. Un grande applauso. La invitiamo a salire sul palco. Lei? Allora, non dirò il secondo, ma dirò direttamente il vincitore. Allora, il vincitore. Sì. Roberto Di Carlo, maestro. Ah, invitiamo il signor Roberto Di Carlo a salire sul palco. Allora, noi abbiamo fatto una premiazione particolare questa volta. Abbiamo deciso di, grazie alle mani preziose del maestro. Un applauso a Roberto, Forza! Abbiamo deciso di regalare questo dono, che sono pezzi unici, ad ogni singolo concorrente, anche chi non ha vinto. Tutti avranno un premio di partecipazione, esatto. Vai! Vince la quarta edizione della corrida Atellana Francesco Rasulo. Un applauso a Francesco Rasulo! Seconda classificata, la signora Rosy Lennis. Invito tutti i partecipanti, allora, tutti partecipanti a salire sul palco. Tutti quelli che hanno cantato, ballato, recitato, tutti sul palco per la premiazione. Allora, tutti sul palco, anche l'ospite d'onore, signore, sul palco. Ci siamo tutti alla casa. Venite, venite. Venite, veniamo al centro del palco per i premi. I premi saranno dati dalla signorina Angela. Angela, vieni qua, Angela. Un applauso ad Angela. Angela di Santo. Vieni, fai mangiarsi. Aspetta, ti dobbiamo dare i premi e tu li consegnerai, va bene? Ok. Allora, ai partecipanti, vai. Dai, primo premio a Pasquale. Stiamo premiando tutti, vieni qua Angela, Angela, vieni. Vai, brava. Passa al signore qui, dietro. Ok. Ora noi abbiamo un carissimo signore a Sant'Arpino, il signore Alfredo della Versana. Un applauso a lui, perché lui è un artigiano che va alla ricerca di materiali che sono stati brutalmente abbandonati nei luoghi di Sant'Arpino. Li prende, cioè si sta un ezzo che i civili buttano nelle nostre terre, lui prende questa roba e ne fa orologi, premi, quindi trasforma. Mi viene brutto termine, diciamo il letame in un fiume, come ti disse il grande De André.
quindi un applauso, purtroppo lui stasera non c'è, un applauso forte ad Alfredo Della Versana, veramente una bravissima persona che ci tiene all'ambiente, ma concretamente vi faccio vedere cosa ha fatto con roba che ha trovato nelle terre abbandonate di Sant'Elpidio. Guardate, questa è tutta roba riciclata, scusate, è un orologio, vedete? Quindi apprezziamo queste persone, perché può pure la padella, guardate, una padella buttata dietro al cimitero si è trasformata in un orologio. Rito, la fantasia, amonezza diventa utilità. Grazie. Allora, tutti questi sono stati donati per i concorrenti. Pure uno specchio. Io sto facendo una pubblicità perché è giusto che queste persone vengano apprezzate. Guardate, queste sono corte abbandonate, lui le ha recuperate e ha fatto uno specchio. Quindi da apprezzare e li daremo a tutti i concorrenti. Giusto, adesso faccio vedere la cosa più bella. Chi se ne circhiona della macchina? Persone sempre incivili. Munnezza, che niente munnezza. Ok? Diciamolo questo, perché a volte. Andiamo avanti. Ora Roberto Di Carlo, il maestro artigiano di Sant'Arpino. Vieni Roberto. Premia il primo classificato. Allora, ci mettiamo qui, così tutti possono vedere l'opera d'arte. No, la pre lui, no, è che... Ah, sì. Attenzione, Ufil, noi facciamo, eccola qua. Sono le maschere Atellane, un simbolo della nostra terra. Fatto la foto? Peppe? Ok, andiamo avanti, secondo... classificato invece a tropezzo unico, che se lo avrete solo voi. Prego, Peppe. Questa invece è la Sfinge alata, simbolo della nostra terra, sempre realizzata dal maestro Roberto Di Carlo. Che riceverà un medaglione che raffigura il Macus, una delle maschere Atellane. Allora, questo è il medaglione di Macus, tutto fatto a mano, signori. Chissà tra 150 anni, 200 anni che morimmo tutti alla lettina di Renati. Fino a 4, Roberto Di Carlo, maestro. E poi Alfredo Della Versana, oltre ai premi che daremo ai concorrenti, ha voluto anche omaggiare la commissione. Vieni Angela, vieni qua con questo splendido quadro e lo consegna al segretario della commissione per Serpiglio D'Ambra. Vieni qua Angela, girati, a fare la foto. Ok, signori, carini. Ah, c'è un altro premio ancora. Un premio per il primo classificato. Allora, il panificio, il grano di Atella, ha voluto fare questa donazione per il primo classificato, perché sarà il panificio che sarà al Palazzo Ducale il 31 luglio durante il nostro evento dedicato a Lucio Battisti. Quindi, accorrete noi.
Ok, signori, abbiamo finito veramente. Ora, con le ultime energie, voglio sapere solo una cosa. Mi ha battuto le mani. Ma la serata vi è piaciuta? A posto. Ora, signori, il 31 tra una settimana. No, più di una settimana. Il 31 luglio. Facciamo un concerto nel Palazzo Ducale, mi raccomando, è gratuito. L'unica mamma mia, papà tutte cose tutte. Un mangia sì però. Quindi venite a corrente in tanti. Buonanotte.